Intanto, sì, io mi chiamo Gino. Volevo spiegare un po' perché avevo firmato questo appello e anche perché ero arrivato in ritardo. Io prima di venire qua sono andato sulla diga del Vajont perché c'era una manifestazione sulla memoria organizzata dal comitato e secondo chi ha proposto la legge che poi avevo fatto io come primo firmatario, che è uscita molto peggiorata oggi, perché invece di parlare di responsabilità dell'uomo si parla di incuria e di forza della natura invece che di responsabilità rispetto al 9 ottobre, che domani sarà la prima giornata della memoria dei disastri industriali. Dicendo che secondo me anche la memoria è un bene comune, nel senso che oggi i beni comuni, come ci ha insegnato Walter, ma anche altri, sono diventati un neologismo, cioè è del tutto evidente che quando la tifoseria del Napoli parla di Cavani come bene comune, dimostra da una parte una banalizzazione, ma dall'altra che un messaggio anche che non passa attraverso la televisione rischia di diventare egemonia culturale come quella che chiamava Gramsci, cioè i beni comuni oggi sono un termine assolutamente comprensibile. 4 anni fa questo non era così scontato. Allora, pensando di aver colto anche un po' come è stato il dibattito, io credo che il problema oggi sia innanzitutto di fronte alla grande difficoltà che ha la politica tradizionale di trovare meccanismi che consentano da una parte l'elaborazione di idee, ma dall'altra anche di contare, bisogna pensare a delle forme nuove. E allora ognuno di noi ha la sua carta d'identità. Io conosco benissimo Ezio, so chi è, penso che Ezio sappia esattamente chi sono. Cioè, insomma, è vero che ognuno di noi ha firmato quell'appello a titolo individuale, è vero che ognuno di noi ha la sua storia, ma abbiamo scelto appunto di firmarlo a titolo individuale perché da parte di ognuno di noi c'è stata una sorta di cessione di sovranità, non so come dirla meglio, nel senso che riteniamo che gli strumenti a cui tutti noi partecipiamo hanno i loro percorsi, riteniamo che sia indispensabile nella provincia di Belluno creare un luogo di democrazia che consenta a noi individualmente e collettivamente di contare di più. Io non so dirla meglio, ma perché a me la politica interessa se io conto di più, se io riesco a incidere nelle decisioni. Però la cosa su cui volevo intervenire, e avevo già pensato di intervenire, è proprio la questione della democrazia. Oggi una delle grandi occasioni di dibattito che noi abbiamo è questa benedetta autonomia del bellunese. Io credo che la questione dell'espropriazione da parte degli enti di secondo grado, BIM, GSP, squazze quando sono gestite malamente, trasporti, cioè, hanno portato di fronte alla frammentazione amministrativa della provincia. Cioè noi abbiamo mediamente un comune che ha 2.000, mi pare, il comune medio teoricamente dovrebbe essere di 2.300 abitanti. Abbiamo 69 padroni dentro il BIM, anzi 65 perché ci sono 4 comuni che non c'entrano. Abbiamo 65 padroni di tante cose che però non riescono a decidere assolutamente. Cioè, non è che non decidano nulla, decidono sempre i soliti e le forme di partecipazione sono assolutamente nulle. Allora io credo che proprio partendo dalla questione del referendum che oggi rischia di essere svoltato nei suoi contenuti, perché un mese dopo che era il risultato del referendum, per la sfiga della crisi, no, hanno detto vabbè, il referendum c'è stato, però noi comunque andiamo avanti come treni rispetto a questa cosa. Allora io credo che questo, per chi rivendica in qualche maniera l'appartenenza al fronte dei beni comuni, sia la questione, una delle questioni vere, non la questione vera. Perché Luca verrà qua a dirci che la questione vera, il tema vero della, come
stato detto anche dagli altri compagni della FIOM, è quella del lavoro. Est giustamente si dirà che è quella del territorio, ma io credo che quello che riesce a tenere tutti insieme è proprio l'idea dei beni comuni. Allora, per tentare di rispondere da parte mia alla tua domanda, io sono per costruire un percorso che sia più coinvolgente possibile, cioè che non sia esclusivo, che ha i paletti che diceva Lorenzo nel suo intervento, e che consenta anche un agire politico concreto. Le modalità, le cose, da una parte sarà il percorso a definirla, dall'altra poi saranno inevitabilmente anche le scelte individuali che ognuno deciderà di fare. Se poi si deciderà assieme che queste crescenti individuali, anche di collocazione rispetto alle elezioni amministrative, possono diventare collettive, questo può essere, però non mi pare che sia, diciamo, uno dei motivi che hanno portato alla creazione dell'appuntamento. La difficoltà che io vedo è come uscirne questa sera, nel senso che le cose che ci diciamo sono assolutamente, penso, da parte mia, stimolanti, importanti, però un passo in avanti lo dobbiamo fare. Tra i promotori si era detto, definiamo, e mi pare che sia stato detto anche qua, che per noi il prossimo appuntamento come proposta all'Assemblea è quella della manifestazione di sabato prossimo. Io credo che questo non sia sufficiente, cioè che bisogna trovare delle modalità che consentano a queste persone, ce ne sono molte che conosco, ma ancora di più, e per una volta non mi capita molto spesso facendo delle assemblee che non conosco, ritrovarsi insieme, ma anche di definire degli appuntamenti. Mi pare che i grossi temi che ci sono oggi per la provincia siano definire le iniziative della difesa del referendum concretamente nella partita con il BIN da una parte e con la comunità, sì, come si chiama, la GST, quella roba lì. E un'altra grossa partita che io propongo è questa questione del trasporto, perché di fronte alla scelta della provincia di andare alla ulteriore privatizzazione di Dolomiti Bus, io credo che uno dei compiti che ha chi deve affrontare la questione dei comuni e del territorio, visto che riparleranno di prolungamento della 27, di tutte queste robe qua, del casino che ce n'è, penso che sia questo. Vediamo se sono possibili trovare due appuntamenti di approfondimento in questo e anche rispetto alla globalità dei temi comuni. Però ecco, concludo perché sennò mi sbrodolo come mi solito sopra. Credo che sarebbe utile anche capire dagli amici e dai compagni che sono qua se ci sono delle idee, delle proposte per fare il passettino dopo. E chiedere anche a quelli che sono qua se sono d'accordo che il prossimo appuntamento che collettivamente scegliamo è quello dell'assemblea, sì, della manifestazione di sabato prossimo, che dovrebbe essere a Roma, e per cui si pensava di, insieme a quelli che ci stanno, di costruire un momento collettivo per andare. Scusate.